Troppo perde tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovrogni amore. Splendor che doni a tutti il mondo luce, amor Gesù degli angeli per te l'essa, cielo e terra per te se conduce, e splendi in tutte cose tua fortezza. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, vi ringraziamo personalmente perché è un anno che lavoriamo con voi, tra virgolette, lavoriamo ovviamente e ci state riempiendo sempre di fiducia e affetto, vi ringraziamo noi di Italia Medievale. Oggi visitiamo San Cristoforo sui Navigli. Allora, potrei partire da qualsiasi parte per cominciare a descrivere questa chiesa. Partiamo dall'antica Roma. La scelta... spostandoci già nel primo medioevo, la scelta del nome di questa chiesa, che può essere dibattuto all'infinito, però io sono dalla parte di chi sostiene che San Cristoforo come santo è stato scelto per questa chiesa perché doveva sostituire qualcosa che era già preesistente, ovvero si suppone, non ci sono le prove certe, che qua sorgesse un tempio al dio Eracle, cioè Ercole in poche parole. Allora, se noi abbiamo, soprattutto in campagna, nei campi, così, non propriamente nella città, un obbligo di sostituire al paganesimo il cristianesimo, dobbiamo per forza abituare la gente del posto. È un po' il sistema che si è utilizzato per il culto dei santi al posto dei lari, delle statuette che si tenevano in casa dei vecchi famigli deceduti. Allora, Ercole era il dio della forza, della potenza. San Cristoforo chi è? Allora, possiamo cominciare dal punto di vista della leggenda, diciamo così, semipagana. Cristoforo è un signore, un re dell'Asia Minore, il quale era particolarmente forte, particolarmente alto, particolarmente nervoruto e particolarmente irsuto, brutto. Il problema è che lui cerca uno che gli possa, uno che possa dire: tu sarai il mio re, va in qualsiasi regno dell'Asia Minore, trova un re capace, sconfigge i suoi nemici proprio grazie alla sua forza bruta, ma non è mai soddisfatto, perché poi, tra virgolette, il re che lo sta servendo si siede sugli allori, finché a un certo momento, stanco, sconfitto dalla vita, arriva sulla riva di un fiume, e in questa riva del fiume incontra questo bambino che gli chiede: ma Cristoforo, per favore, potresti portarmi di là sulla spalla, in braccio? Fino a che lui, in uno sforzo umano che poi gli costerà, diciamo così, la vita, così, perché si è portato un macigno, lo riesce a portare a riva, e prima di, diciamo, morire, chiederà a questo bambino: ma chi sei? Perché io non ho mai onorato un re così grande da poter sconfiggere me. Questo bambino si rivela come il Cristo. E qui... questa è la parte più vecchia del complesso di San Cristoforo sui Navigli, ma è anche vero che gli affreschi sono più recenti. C'è un contrasto, ribadisco il concetto: Visconti e Sforza abbelliscono ciò che più gli è caro, e questi concetti li vedrete e li avete visti in più chiese. Ad esempio, all'Incoronata di Milano c'è un affresco nella prima cappella a sinistra attribuito ai Bergognone, che comunque parla di Cristo al torchio, ed è una commissione Sforza a questo pittore che dice: la passione di Cristo può essere anche rappresentata così, ma è il Signore di Milano che manda il pittore a lavorare in una chiesa che gli è particolarmente chiara, cara. È il simbolo, la macina, di macinare il grano, perché ciò che era cresciuto nell'Antico Testamento, la macina, mischiandolo, dava, diciamo così, pressandolo, interpretandolo, capendolo, dava origine al Nuovo Testamento. Invece dopo, quando nel 400-500 ci sono i movimenti di riforma all'interno della Chiesa, non solo all'esterno della Chiesa, perché come c'è la riforma c'è anche la controriforma, si pensa che questa macina sia stata il simbolo della passione di Cristo. Per questo vi parlavo dell'affresco di Santa Maria Incoronata, perché Cristo sotto il torchio vuol dire anche Cristo sotto una macina, perché col suo sacrificio e sprizzando il sangue durante il suo sacrificio ha permesso la salvezza dell'umanità. Nell'abside, che
critica artistica di storia dell'arte giudica un pittore mediocre con varie aggiunte e con varie ristrutturazioni anche fino al secolo scorso, perché le finestre sono state riaperte, prima non c'erano, mostra di fatto Gesù è esilato Dio, Dio Signore in trono, circondato dai vari angeli, intorno i quattro evangelisti. Quello più che colpisce è sull'arco che ci sono le rappresentazioni che sembra che escano fuori dal lunotto dei 12 apostoli. Questo lo troviamo anche, ed è per questo la datazione tra 400 e 500, nella biblioteca umanistica agostiniana di Santa Maria Colonnata. Non si crea, non si inventa, tutto si trasforma. Ai quattro lati, poi vi farò fare il giro, ci sono i quattro santi devoti di Casa Visconti. Abbiamo un Giacomo, abbiamo un Giovanni. Ci troviamo nella nuova situazione, ovvero sia nella Cappella Ducale. Nasce sicuramente dopo il 1399, come se fosse, come vi dicevo prima, un ex voto per la guarigione e la salvezza dalla pestilenza che colpì Milano in quell'epoca. Cappella Ducale perché? Perché ci pensarono direttamente i signori Visconti, i signori di Milano Visconti, a costruirla. Io l'operazione che vi chiedo è, successivamente vi chiederò un attimo di chiudere gli occhi, perché dovrete immaginare quello che vi sto dicendo. In questo momento l'operazione che vi chiedo anche ad occhi aperti è appunto immaginare che questo muro, che adesso sono due archi, non esistesse. E dunque qua ci troviamo in un contesto completamente diverso. Immaginatevi comunque che quando si entrava qua ed entravano i signori di Milano per pregare, per raccomandarsi, eccetera, eccetera, non ci fosse solo questa luce che viene da fuori o la luce artificiale che quando ci sono le celebrazioni oggi, ma ci fosse tutto un seguito di candele e che comunque ci fosse una solennità quando arrivava il signore di Milano a pregare o con la sua sposa, con tutto il suo corteo. Infatti hai visto, è proprio una bella giornata. Guarda che vi avevo anticipato. All'interno della Cappella Ducale è necessario fare due salti cronologici, cercherò di mediarli l'uno con l'altro. Il primo salto cronologico è nella prima metà del XIV secolo, più o meno nel 1340. In Grecia, a Candia, nasce un bambino e questo bambino viene immediatamente abbandonato dai propri genitori, che non possono neanche mangiare loro, da tanto sono poveri, figuriamoci se hanno un bambino. Beh, questo bambino gli viene imposto il nome di Pietro e diventerà Pietro Filargis o Pietro Filargo, scusate. C'è chi dice che invece fosse italiano e fosse nato dalle parti del Lago d'Otta, ma l'attribuzione è ormai quasi unanimemente considerata greca. Dove viene abbandonato? Dai frati minori. Quando questo bambino, tramite uno degli abati, cresce, ha l'occasione che gli cambia la vita. Compiuti intorno ai 17 anni, avendo egli già preso gli ordini, perché ha vissuto tutta la vita lì, è una scelta conseguente, l'abate decide di fare un viaggio in Occidente. Viene scelto lui per seguirlo. E la cosa che cambia la vita, arrivano in Italia e nel giro di tanti anni, questo Pietro Filargo diventerà un personaggio importantissimo e fondamentale anche per la storia di Milano. Il greco c'è. Iben non t'ama, dolce amor Jesus, sovrogna amore. Splendor che